Salve a tutti e buona festa della liberazione. In questo giorno tanto importante vorrei assieme a mio padre Valerio raccontarvi la storia di un italiano, un giovane ufficiale alpino formato all'Accademia Militare di Modena. Il suo nome è Nuto Revelli, uno dei tanti che avevano creduto nei proclami roboanti del fascismo, uno fra i tanti giovani italiani mandati a combattere nella disastrosa campagna di Russia. Scriverà pagine roventi di indignazione e di pietà per tanta gioventù falciata per combattere una guerra a fianco di Hitler, ma non perderà mai la fede nel suo paese e continuerà a battersi in un'altra guerra per la libertà d'Italia, la resistenza. Di seguito vorremmo raccontare e spiegare i motivi che lo spinsero a ripudiare il fascismo per contribuire alla liberazione della nostra patria. Avevo 9 o 10 anni, scrive Revelli, quando balbettai questo giuramento: nel nome di Dio e dell'Italia giuro di eseguire gli ordini del Duce, di servire con tutte le mie forze e se necessario col mio sangue la causa della rivoluzione fascista. Alternavo il passo romano con le gare atletiche, mi tuffavo nella folla anonima con entusiasmo, gridavo «Viva il Duce, viva la guerra», come in quei tempi gridavano quasi tutti. Revelli si allontana in seguito dal fascismo per diventare ufficiale dell'esercito all'Accademia di Modena, ma ben presto il suo corso verrà chiuso e i cadetti mandati al fronte. Nuto raggiungerà il battaglione Tirano del 5° Alpini. Gli alpini del Tirano erano veri montanari, rotti ad ogni fatica, resistentissimi, tagliati con l'accetta, insofferenti di ogni disciplina formale. Salutavano gli ufficiali con la voce, portare la mano al cappello era fatica inutile. Il 21 luglio del 1942 parte per il fronte russo. All'improvviso un canto. Lo sento ancora, il canto della 46, lamentoso come un pianto del primo rotolio della tradotta. Bandiera nera è il lutto degli alpini che vanno in guerra. La meglio gioventù che va sottoterra. Il treno avanza. In Polonia incontrano gli ebrei, parlano dei lager dove ne uccidono 300 al giorno. I soldati italiani offrono loro il rancio caldo. Una ragazza, passando lungo la nostra tradotta, senza mai sostare, con voce calda e lontana, ripeteva in latino una preghiera. Panem nostrum, chiedeva pane. Era un'ombra. Sembrava uscita da un mondo di bestie. Gli alpini erano inadatti al terreno piatto contro i russi pesantemente armati. Il terreno chiedeva che strisciassero, tanto era piatto, o che muovessero rapidi con brevi sbalzi. Invece erano lenti, pesanti, e correvano curvi finché raggiungevano un ciglio. Poi, rannicchiati a testa in su, come dietro una roccia, cercavano su quel deserto qualcosa di rotto, di spaccato, che ricordasse la montagna. Eravamo alpini, non eravamo carri armati, eravamo poveri e scombinati, alla malora il fascismo e i generali. Durante un periodo di convalescenza, nelle retrovie, Revelli si imbatte in una colonna di partigiani che attendono la fucilazione. Una ventina di uomini, incolonnati per due, tra i fucili spianati, camminavano a testa alta, sapevano dove andavano. Guardai quei partigiani con grande ammirazione, mi sentii umiliato. Il 16 gennaio 1943 sono schierate sul Don, da nord a sud, le divisioni Tridentina, Vicenza, Cunense. In seguito ad alcuni duri scontri con i sovietici viene ordinata la ritirata. Le forze italiane rischiano l'accerchiamento. Lo scontro più spaventoso si sarebbe consumato a Nikolaevka. La metà dell'armata italiana in ritirata dal Don non aveva più equipaggiamento né munizioni, eppure i battaglioni ancora efficienti furono lanciati all'attacco contro il fuoco incrociato dei sovietici. I battaglioni degli alpini si fanno largo, combattendo fino a Nikolaevka. Basta un grido lungo la colonna: «Tirano, avanti! Morbegno, avanti! Edolo, avanti!»
perché i resti dei battaglioni raggiungano la punta della colonna e si dispongano in formazione di combattimento e aprano una breccia. L'attacco, la corsa verso Nikolaevka è guidata dal generale Reverberi, ha solo 40 anni. È il sacrificio dei più generosi, è l'urto dei 40.000 disperati che rotolano verso il trincerone della ferrovia. A sbloccare la situazione, a decidere la battaglia, è la paura della notte all'addiaccio a 40 gradi sotto zero. È la prospettiva delle isbe di Nikolaevka, dei ricoveri per la notte. 40.000 soldati rotolano l'uno sull'altro come un fiume in piena mentre scende la notte. 40.000 disperati invadono Nikolaevka.